Presidente Marinelli, lei ai grandi club, alle grandi società ci è abituato, anche perché è stato presidente di una grande società. Questo per il Pescara è il primo passo per continuare a diventarlo, secondo lei? Beh, oddio, adesso non ho più l'età ancora, quello che dovevo fare poi l'ho fatto. Cioè, stando in questa società che io amo ancora per 29 anni, quindi tra presidente e di più vicepresidente, quindi poi adesso con la nazionale, con questi ragazzi, con i giovani, quindi sto continuando un po' quello dove avevo lasciato nel Pescara. Adesso è tornato un po' l'entusiasmo e quindi mi trovo qui e sto vicino molto alla società perché ci sono dei giovani, mi ricordo di quando c'ero io, che era tutto un gruppo di dirigenti, brava gente, soprattutto tutto pescarese, attaccata al colore bianco-azzurri, quindi... E questa è la dimostrazione un po' di tutta questa gente, di tutta questa euforia che si è fatto bene. Si è investito sui giovani, che è la cosa che secondo me deve fare il Pescara per dare una continuità alla società. Quindi rimanere sempre coi piedi per terra e investire, cioè dare la possibilità ai giovani di giocare, che sono le risorse un po', io dico, per il Pescara, ma anche per molte altre società, perché guarda caso sono escluso le 4-5 grandi, sono tutti in difficoltà. Quindi. Presidente Marinelli, il suo commissario tecnico Ciro Ferrara ha detto che l'Under 21 deve attingere dal serbatoio della B, però si attinge molto dal Pescara, più delle altre, significa che i giovani più bravi giocano qui? Ma sicuramente, io penso che ci sarà anche qualche altra sorpresa per il Pescara perché ci sono i giovani anche a livello di nazionale minore, cioè Under 17, 18, anche la 20, c'è qualcuno sotto osservazione, quindi il Pescara ha imboccato una stagione, quindi... che merita un po' tutti questi ragazzi che hanno fatto bene e quindi meritano la nazionale. Sicuramente saranno dei punti fermi per quanto riguarda l'Under 21 e quindi il prossimo europeo nel 2012, ma io sono convinto e sicuro che se c'è qualcuno, vedi Verratti e qualche altro, se ha questa continuità, secondo me sarà la sorpresa di aggregarsi alla nazionale che conta, al loro sogno della vita, la nazionale A. Sicuramente Brandelli sono sotto osservazione, anche l'ultimo allenamento è venuto a vederlo, quindi significa che sono presi in considerazione e quasi rientrano in quella rosa allargata che poi alla fine tra un po' per il campionato europeo defideranno e decideranno quelli che sono i titolari e le riserve. Quindi io spero e sono sicuro che qualcuno del Pescara ci sarà. Presidente Marinelli, è sempre più vicino alle sorti della squadra della sua città, alle squadre del suo cuore, ciò significa che prossimamente può rientrare in pianta stabile in questa società? Io l'ho detto in diverse circostanze, cioè non c'è stato mai così un amore, un affetto, una continuità di rapporti con questa dirigenza, no? E quindi loro vogliono, mi vogliono, quindi di questa cosa mi fa piacere, però ho qualche problema sia per quanto riguarda l'Under 21 che non vorrei lasciare, che vorrei lasciare dopo l'Europeo, quindi possibilmente con una bella vittoria, visto che abbiamo una squadra molto concreta questo biennio. E c'è un impegno, penso che quelle cose che devo risolvere si risolveranno a breve, quindi sicuramente rientrerò in piedi, coi piedi così piano piano, senza stravolgere, senza tutto quello che si è fatto, d'altronde molto, molto di buono, quindi si è fatto delle cose veramente alla grande, quindi stiamo bene, io sono convinto anche che ce la possiamo fare e noi tutti quelli dell'Under 21 tifiamo affinché il Pescara possa andare senza fare i play-off, perché abbiamo 4-5 giocatori da portare con noi in una partita molto importante in quel periodo quando si dovesse giocare i play-off, quindi tifiamo per io personalmente, vabbè, da sempre, ma anche tutti quelli dell'Under 21, da Ciro Ferrara a tutti, affinché il Pescara possa andare direttamente in Serie A senza spareggi.